questo ragazzo è riuscito a fingere un record ucraino di cubo nel modo più stupido del mondo. Ciao, io sono Carolina, quella che risolve i cubi di Rubik, e oggi vi racconto una storia che ha dell'incredibile, quindi mettetevi comodi e cominciamo subito. È il 9 giugno del 2019, siamo a Kiev all'Ukrainian Open 2019, una normalissima gara di cubi, o almeno così sembrava. Infatti succederà qualcosa che rimarrà per sempre nella storia dello speedcubing. Tra i partecipanti alla gara c'era un certo Nazar Lenishin, non so se l'ho pronunciato bene, scusate. Un ragazzo di 13 anni che partecipava alla sua quinta competizione. Dunque parliamo di un ragazzino apparentemente alle prime armi. Eppure era veloce a risolvere il cubo, anzi molto veloce. Infatti aveva una media ufficiale in gara sotto agli 8 secondi. Cosa intendo per media? Ad ogni gara di speedcubing ogni partecipante ha a disposizione 5 tentativi nei quali dovrà risolvere il cubo, che sarà sempre mischiato in modo diverso. Alla fine verranno tolti il tempo più veloce e il tempo più lento e verrà fatta la media dei 3 tempi rimasti. Detto questo, continuiamo con la storia di Nazar. Nazar inizia a competere nel primo turno della gara. Con sorpresa di tutti, inizia con un tempo pazzesco, 6 secondi e 45, bassissimo ragazzi. E continua ancora più veloce, infatti fa un tempo di 6 secondi e 02. E continua con un 6 e 14. E poi bam, 5 e 78. Pazzesco, no? Ovviamente attira l'attenzione di tutti. A questo punto è al centro dell'attenzione ed ecco che finisce con un tempo di 11 secondi. Ok, sappiamo tutti che l'attenzione gioca brutti scherzi, eppure questa volta sembra veramente tanta l'attenzione. Infatti un tempo di 11 secondi è il doppio rispetto ai suoi tempi precedenti. Però nonostante questo ultimo tempo di 11 secondi, Nazar conclude il primo round con una media di 6 secondi e 12, che è veramente incredibile. Infatti ragazzi, è il record ucraino e non solo, è il quinto tempo al mondo. È una cosa assurda se ci pensate, perché il tempo precedente, la gara precedente, soltanto qualche mese fa era di 7 alto e adesso in pochi mesi è migliorato di quasi 2 secondi, cioè assurdo. Ovviamente questo record fa immediatamente molta risonanza sia alla gara stessa che ovviamente online. La gente inizia a chiedersi se qualcuno per caso avesse fatto almeno un video, se qualcuno avesse almeno osservato questo ragazzo assistendo in prima persona a questo record. Infatti lo scetticismo della community non era casuale, sembra infatti che quella competizione non fosse stata organizzata proprio nel migliore dei modi, a quanto pare era tutto in ritardo. Inoltre diverse persone testimoniano che molti giudici erano incompetenti e distratti, che molte regole non venivano rispettate. Sembrava che alcuni partecipanti avessero usato male il timer o addirittura avessero mosso il cubo prima di cominciare, che è una cosa gravissima. Dunque i dubbi sulla veridicità del record di Nazar aumentano sempre di più. Inoltre sembra che Nazar per le prime 4 risoluzioni della media, quindi quelle veloci, avesse avuto sempre lo stesso giudice, che è un po' strano considerando che doveva cambiare postazione ogni volta. E non finisce qua, infatti potrete notare che ad ogni competizione i partecipanti hanno un timer e a questo timer è collegato un display. Questo display serve, come potrete immaginare, a mostrare i tempi al pubblico. Però ogni volta che Nazar risolveva, il timer era sempre scollegato, quindi per vedere il tempo bisognava guardarlo sul timer e non c'era la possibilità di guardarlo sul display. E questa è anche un'incredibile sfortuna, dato che erano record assurdi, quindi peccato che il pubblico non avesse potuto vedere i tempi. A questo punto i sospetti sono veramente tanti. Dunque il ragazzo viene attentamente osservato durante il secondo round. Nazar è sotto gli occhi di tutti, viene posizionato in una postazione con il display funzionante, questa volta si assicurano che il display sia funzionante, e viene osservato durante tutte quante le risoluzioni. A quanto pare a questo punto l'attenzione ha giocato veramente un brutto scherzo, perché conclude con una media di 9 secondi 19. La media aumentata è di 3 secondi buoni, ragazzi, cioè assurdo. Dunque a questo punto i sospetti aumentano tantissimo. Le persone iniziano a domandarsi chi sia questo ragazzino e come abbia fatto a fare una media così bassa e perché qualche ora dopo, nel secondo round, i tempi siano aumentati di 3 secondi. Ma non finisce qua, ovviamente Nazar si qualifica anche in finale. Come andrà questa finale? Beh, diciamo non benissimo, perché si è conclusa con una media di 10 secondi e 96. A questo punto sinceramente io avrei un bel po' di dubbi sulla veridicità di questa media di 6 basso, perché non puoi dopo qualche ora che hai fatto una media di 6 basso fare una media di 10 alto. Dunque a questo punto è ovvio per tutti, qualcosa non va. Ed è qui che entra in gioco il team investigativo delle gare di speedcubing, perché sì, ce n'è uno e si occupa appunto di verificare che i record fatti alle varie gare di cubi siano veri o falsi. Dopo aver raccolto varie testimonianze sui problemi della gara, la svolta: a quanto pare qualcuno ha fatto un video proprio al suo tempo migliore, 5 secondi e 78. Quindi fighissimo, perché a questo punto si può controllare se questa risoluzione di 5 secondi sia vera o falsa. È un video di qualità molto discutibile,
ma pur sempre un video. Cioè, ragazzi, siamo nel 2019, non so come sia possibile che qualcuno abbia fatto un video di questa qualità, però ci accontentiamo. Quindi analizziamo questo video. Il ragazzo fa partire il timer, sembra tutto normale, la risoluzione continua, non sembra troppo veloce, ma vabbè. Ops, qualcuno ha sbattuto contro la persona che filmava e casualmente proprio 5 secondi dopo l'inizio della risoluzione. Però vabbè, la risoluzione continua e bam, la risoluzione finisce, il cameraman ci mostra il tempo ed è appunto di 5 secondi e 78 e Nazar si mette ad esultare. Ma aspettate un attimo, perché adesso dobbiamo riguardare il video e noterete che ci sono veramente troppe cose che non vanno. In primo luogo, avete notato quanto effettivamente dura il video e quanto dura questa risoluzione? Perché se contate i secondi vi accorgerete che sono oltre 10 secondi. Questa risoluzione non è assolutamente durata 5 secondi e già questo vi fa capire che la risoluzione non è vera, non è durata 5 secondi. Ma come fa il timer a segnare 5 secondi alla fine? Beh, la spiegazione è molto semplice. Avete notato questo punto del video? Sembra quasi fatta apposta, perché infatti proprio in questo momento Nazar ferma il timer con gli avambracci con una tecnica molto, diciamo, molto veloce e a quanto pare impercettibile. Quindi sembra che il mistero sia stato svelato. Una tecnica molto intelligente, con un movimento rapido e quasi impercettibile Nazar ferma il timer con gli avambracci durante la risoluzione. Ovviamente il giudice è complice, perché il giudice fa finta di niente e non può non essersi accorto di questa cosa, e a questo punto Nazar finisce la risoluzione, fa finta di fermare il timer e il giudice segna il tempo sbagliato. Quindi questa non è solo una persona che bara, ma almeno due, quindi Nazar e il giudice. Ma rimane ancora una cosa da spiegare: come mai il cameraman è stato colpito proprio nel momento giusto e come mai Nazar aveva sempre la postazione col display non funzionante? Beh, la spiegazione di questa cosa vi sconvolgerà ancora di più. Infatti il team investigativo scopre che i genitori di Nazar erano complici di questa messa in scena. Avete capito bene, i genitori, cioè ragazzi, a quanto pare si scopre che i genitori avevano scollegato il display prima che Nazar eseguisse le sue risoluzioni tutte le volte, e forse erano stati proprio i genitori a colpire il cameraman proprio nel momento giusto. Quindi questa cosa è veramente assurda, perché se un ragazzino di 13 anni decide di barare e finge un record è sicuramente una cosa sbagliata e sleale, ma se i genitori invece che insegnargli cose giuste e cose sbagliate lo aiutano a barare, questo è veramente gravissimo, cioè è sconvolgente. Immediatamente il team investigativo decide di invalidare la sua risoluzione di 5 secondi, quella filmata, ma continua ad indagare, perché questo ragazzino probabilmente aveva fatto questa operazione di stoppare il timer a metà della risoluzione più volte. Infatti, dopo diverse discussioni e l'atteggiamento di Nazar decisamente non collaborativo, il team investigativo prende la decisione di invalidare ogni singolo tempo eseguito da Nazar in ogni gara. E non solo, Nazar viene bannato dalle gare di speedcubing per un tempo indeterminato, o almeno finché non deciderà di collaborare confessando quello che ha fatto, e infatti non è mai più tornato a una gara di speedcubing.